Le lezioni della montagna, così si chiama l'ultima fatica letteraria di Marco Confortola, un titolo che già dice tutto sul rispetto dell'alpinista valtellinese verso le vette da scalare. Ma le pagine di un libro evidentemente stanno strette a Marco, che a sorpresa è volato in Pakistan per tentare l'ascesa al Gashambrum 1, 8068 metri. L'alpinista della Val Furva, non più tardi di 25 giorni fa, aveva rinunciato a causa delle misure anti-Covid-19 e della cancellazione dei voli per il Pakistan alla salita del Nanga Parbat. E così Marco, preparatosi per tutto il 2020 e nella primavera del 2021, ha deciso di prendere armi e bagagli e di affrontare una nuova e affascinante sfida. Siamo in attesa del nostro materiale che tuttora in questo momento sta viaggiando sulla Karakoram Highway a bordo delle Jeep. Riceveremo il materiale, faremo un ulteriore controllo, controlleremo anche il cibo che noi porteremo fino al campo base del Gashambrum 1 e Gashambrum 2. Da scaldo viaggeremo per 7-8 ore fino a Giula con delle Jeep, scaricheremo materiale e là troveremo i preziosissimi porter che porteranno il nostro materiale fino al campo base. Raggiungeremo Concordia, la valle di destra, sinistra verso il campo base del Gashambrum 2 e Gashambrum 1, e da lì si comincerà questa grande avventura del tentativo di salita del Gashambrum 1. Questa sembra essere un'impresa più facile dal punto di vista organizzativo, ecco, più facile per modo di dire, visto che sempre di un 8000 si parla. È una vetta, come detto, alta 8068 metri tra il Pakistan e la Cina, che si trova nella famosa catena del Karakoram ed è l'undicesima montagna più alta della Terra, come sono 11 gli 8000 che Marco ha già scalato. Un grande grazie va logicamente al popolo pakistano, ai porter, a queste persone che grazie al loro aiuto ci permettono di andare verso i nostri obiettivi, verso i nostri sogni. Grazie e seguitemi che andremo in vetta al Gashambrum 1, 8068 metri. Ciao!